farmi sepolti in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, ti diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavo con l'anima in spalle, ho visto un uomo in fondo alla valle, aveva il mio stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non vedrai il sangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli uso questa premura, quello si volta mi vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non mi ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe più stato un non è il sentarsi al volente, tanto ciò rispondendo. Non mi capisco, non c'è bisogno di arrivare a sorvenza perché già. Il massacro di Srebrenica. La pagina più atroce del conflitto serbo-bosniaco e della storia europea dalla seconda guerra mondiale. L'undicesimo giorno di ogni mese il ricordo del massacro di 8.000 musulmani rivive nelle preghiere di chi non dimenticherà l'11 luglio 1995. Per la spietata e massiccia pulizia etnica messa in atto dai serbo-bosniaci nei confronti della popolazione musulmana ora sotto processo al Tribunale dell'Aia l'ex leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic, per i parenti delle vittime è la sola occasione per ottenere dopo tanto tempo non solo giustizia, soprattutto verità.
Bosnia insanguinò il paese per quasi 4 anni, dal 1992 al 1995. Fece oltre 100.000 morti e 1 milione di profughi, il bilancio più pesante registrato sul suolo europeo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli accordi di pace di Dayton trasformarono la Bosnia-Erzegovina in una repubblica federale, assegnandone il 51% del territorio alla Federazione di Bosnia ed Erzegovina, il restante 49% alla Repubblica Serba, dove si trova Srebrenica. Dopo la fine della guerra, a Srebrenica, come nel resto della Bosnia-Erzegovina, il passato è una ferita aperta. Nel ricordo dei morti, la speranza di sentire le parole di verità e giustizia che placchino il dolore.